Inazuma Eleven Go! Luce! Hey Cuge, ben ritrovati la vostra Andrea 41 insieme su Inazuma Eleven Go! Luce! Iniziamo oggi un nuovo capitolo della serie di Inazuma Eleven. Questa volta tocca alla saga di Go. Iniziamo con Luce, vi spiego brevemente perché ho scelto di fare Luce e non Ombra. I miei piani, un anno fa, iniziavano a prospettare una serie bella, potente, oltre Pokémon, da portare sul canale, che però potesse anche interessare l'utenza. Inazuma Eleven, ovvio. Quale altra serie potente, se no? Decisi di portare, ovviamente, il primo capitolo, il secondo capitolo, ovvero Inazuma Eleven 2, Tempesta di Fuoco, Inazuma Eleven 3, Lampo Folgorante, e gli esclusivi che ci sono in Ogre all'Attacco, Inazuma Eleven Go Ombra, Inazuma Eleven Go Tuono. Ad ogni modo, mentre scorrevo tra i video, mi capita di imbattermi in Freak, un canale che non conoscevo. Scorrendo tra i video, vedo che lui stava portando Inazuma Eleven Go Ombra, quindi insomma risale a luglio più o meno questa cosa. E ho pensato, cacchio, però se lo porta lui Ombra, c'è pure un bel po' di iscritti, l'utenza si stufa a rivedere sempre lo stesso gioco, quindi che ho fatto? Ho pensato, iniziamo Inazuma Eleven. Andando avanti, sono arrivato appunto a Tempesta di Fuoco, che ho pensato, sapete che c'è? Porto Inazuma Eleven Go quando sarà il momento, però Luce. Perché porto Luce? Non che io porti giochi in funzione di quello che portano altri, però insomma cerchiamo di diversificare, perché comunque sia l'utenza non può rivedere lo stesso gioco 2-3 volte. Quindi che ho fatto? Portiamo Luce, non c'è problema. Dato che ho già giocato Ombra, allora giochiamo anche Luce, vediamo queste differenze. E inoltre l'utenza non si stanca di rivedere lo stesso gioco, perché comunque si presenta delle differenze abbastanza sostanziali rispetto ai precedenti giochi della serie. Quindi iniziamo senza indugiare oltre. Il momento è arrivato. Devo restare fedele ai miei ideali, anche se ciò causerà la mia rovina. Sono pronto a sacrificare ogni cosa. Ne sei convinto? Quel che cerchi quindi deve essere molto importante. Lo è. Devo ottenere ciò che voglio, a qualsiasi costo. Capisco. Sembra che il destino abbia molto in serbo per te. Bene, allora parla, ti ascolto. Cosa desideri così ardentemente? Io voglio controllare il calcio. La tua memoria questa scena. Ah, oh, il quinto settore. Mamma mia. Fa caldo comunque, eh. Che sei diventato? Sì, ecco, stavo pensando a cose passate. Il calcio è un patrimonio da condividere con tutti. Vittorie e sconfitte si basano pertanto su questo criterio. L'articolo 5 del regolamento del calcio giovanile va difeso. Questa è la missione del quinto settore! Quale articolo? Di cosa parli? Non esiste un articolo sul calcio giovanile. Il calcio è corrotto alla radice. Il calcio che conoscevamo è morto, Simon. Hillman... Questa non è altro che lotta politica, mascherata da partita di calcio. Hillman davvero qui è al top. Sono passati 10 anni da quando l'Inazuma Japan ha vinto il Football Frontier International. Il calcio è diventato più importante che mai. La Raymond Junior High, dalla quale provenivano molti dei talenti dell'Inazuma Japan, ha assunto una posizione di rilievo come centro di riferimento per il calcio di qualità.
La scuola inviò molti coraggiosi combattenti ad affrontare il turbolento mondo del calcio. Questa è la storia di una nuova generazione di guerrieri della Raymond. Capitolo 1. Aria di cambiamento. Oh, aria di cambiamento. Quindi facciamo cambiare aria, perché è un po' si puzza di chiuso. Ciao! Era da tanto che aspettavo questo momento. Oh. Come a ogni inizio serie, vi ricordo una cosa. Aspetta, con buongiorno, calma. Buongiorno, Spotter. Ancora non ci credo. Oggi potrò finalmente giocare a calcio! Sarà fantastico! Anche tu sei contento come me, vero cucciolone? Ora vado, a dopo. Zia Silvia, io vado! Va bene, Arion. Ci vediamo stasera. Ciao! L'attesa è finita. Il mio primo giorno alla Raymond è arrivato. Oh, allora. Io ogni sera faccio una premessa. Pronuncerò i nomi nella maniera giapponese, ok? Quindi Raymond in realtà è Raimon, cancello del tuono, quindi dico Raimon. Inazuma, Inazuma, non Inazuma. Perché se diciamo in modo italiano o inglese non ha senso per loro. Non ha senso la parola che c'è scritta, è inutile dirla in inglese. Chiedo scusa da prima, ma le parole giapponesi le pronuncio alla giapponese. E poi non crea tutto quanto sto problema, dai. Puoi accedere ai vari tutorial dal menu principale. Bene, bene, bene. Ne sono fiero. Allora, iniziamo un attimo guardandoci intorno. Tanto, finché non abbiamo una squadra o un gruppo di persone che ci seguono, non possiamo incappare in lotte casuali. Anche perché le lotte casuali sono state rimosse da questo gioco. O meglio, dalla serie Go in poi. Le lotte casuali, tu hai dei personaggi con cui parlare. Anche se alcuni ti vengono incontro loro se ti vedono, quindi insomma è un po' una cosa tediosa, ma si può fare, si può fare. Ok, ecco, vedi, già iniziamo a preoccuparmi, dico, com'è che non trovo niente? Fascia rossa, ottimo. Io sono un patito degli strumenti da trovare. Ok, penso che ci siamo allora. Vogliamo parlare con qualcuno? Prosegui lungo questa strada e arriverai a Riverside. Continua ancora un po' e sei arrivato alla Raymond Junior High. Oh, sapete qual è il bello poi qui? È che tu ti visiti tutta quanta l'area. Per arrivare da casa tua a scuola c'è tutto quanto il percorso da fare. Chi è che ci chiama? Ah, è Sky. Stai già andando a scuola? Eh? Oh, è Sky. Buongiorno Sky, che ci fai laggiù? Non far aspettare Sky. Perché non posso farlo aspettare? Ciao, dove sei? Allora, il gran giorno è arrivato. Oggi si comincia la Raymond. È da quando ci conosciamo che aspettiamo questo momento. Pensa a quanto tempo è trascorso qui ad allenarti da solo. Tutto serio e concentrato. E ora il sogno diventa realtà. Sì, potrò unirmi alla squadra e giocare per davvero. Nessuno potrà impedirmi di entrare nel club di calcio della Raymond. Ehi, venite qui. Chi è? Oh, hey, chi si rivede? Quindi ti unirai al club di calcio Raymond? Che forza! Aspetta un attimo, non è così facile entrarci. Non voglio fare questa festa, ma credo proprio che tu non sia pronto. Ha ragione, perché non ci fai vedere quello che sai fare? Facciamo subito una sfida 5 contro 5. Cosa? Una sfida? Esatto, non vorrei mica fare la parte dello sprovveduto davanti a quelli della Raymond, no? Ogni novellino ha bisogno di consigli. Saremo anche una squadra delle prime armi che si allena sul campo al fiume, ma quando si tratta di calcio sappiamo il fatto nostro. Beh, grazie, siete davvero gentili. Non ti preoccupare, ti aiuteremo noi. Allora, vince la squadra che segna per prima. Via con la sfida!
Arion non può giocare a calcio con quegli scarpini. Forza, mettiti questi. Yes, scarpini di allenamento. Metti gli scarpini e preparati per la sfida. Vediamo un po' che fanno sti scarpini, va. Aumentano la potenza di tiro e anche la fascia rossa, perché no? Ottimo, sono pronto. Ma questo cane? Bau bau. Sono pronto, che la sfida abbia inizio. Sì, i comandi già li conosco, grazie. Ok, possiamo cominciare allora. Che la prima sfida abbia inizio. Allora, come siamo messi qua? Tu mi piaci tu, eh? E tu pure, ma tu vai qui per favore. Vai. Ok, tiro. Potenza massima. Ha meno precisione, ma è più forte. Ehi! Gol! Evviva, palla in rete! Iniziamo bene, eh? Con una vittoria già. E subito a livello 2. Andiamo alla grande, andiamo. Sì, abbiamo vinto! Hai capito come funzionano i fondamentali? Beh, che sia chiaro però. Ci siamo andati piano con te. In fondo, era la tua prima sfida. Quindi non ti montare la testa, ok? Forse non sei abbastanza bravo ad entrare nella Raimon, ma io ti consiglio di metterci a tutta comunque. Potete esserne certi, grazie mille! Bravissimo, Arion! Ecco, tieni! È una ricompensa per la tua prima vittoria! Bibita isotonica. Acqua. In poche parole, acqua. Ah, già parlano tecniche speciali! Grazie, Sky. Ok, sarà meglio che vada ora. Voglio arrivare al club di calcio e essere primo in fila. Ah, sì, non avevo dubbi. Ci vediamo alla cerimonia di apertura dell'anno scolastico. Bene, Arion, allora andiamo alla Raimon. Oh, si passa per di qui se non sbaglio. Però prima... Nulla, va bene. Esploro un attimino il fiume, sono curioso. Davvero bello. Ah, qua il fiume è bellissimo, ragazzi. Va bene che sono passati 10 anni, ma dove abito io in 10 anni neanche un parchetto sono riuscito a mettere a posto, quindi insomma ci siamo capiti. Ah, non posso ancora andare di là. Ah, ok, allora andiamo subito alla Raimon. Per di qua. Bene, vediamo un po' qui se c'è altro di interessante. Nulla. Dai ragazzi, non siate tirchi con le casse. Dai. Niente, vabbè. Qui nulla. Oi, siamo arrivati allora. Ah sì, perché di qua si va per il centro, mentre qua per la Raimon, ok. La Raimon Junior High. Sono proprio qui. Mi sembra un sogno. Il male si presenta sempre con nuvoloni neri. Faccia scura, nuvoloni neri, mamma mia. Ok, dove sarà il club di calcio? Salve, ragazzino! Ehi, tu sei nuovo, vero? Che ne pensi della scuola? Ci sono un sacco di cose da vedere, eh? Ti hanno già parlato del club di calcio? Come? Ma certo che so dove si trova la sala del club. Oppure, penso sia in direzione del... non lo sai neanche tu. Mamma mia, che gentaglia che abita questa... questa città e questa scuola. Sul cartello c'è scritto club di calcio. Possibile che si tratti proprio di... No, non usiamo quella sede da anni. È lì solo per ricordarci da dove veniamo. Sei del primo anno, vero? Qualcosa mi dice che speri di entrare a far parte del club di calcio. Sì, voglio entrare nel club da sempre. Il mio nome è Arion Sherwind.
Ho capito. Allora, credi che ce la farai? Non lo so, forse. Ma sì, dai. Beh, sono felice di conoscerti, Arion. Io sono Celia Hills, la responsabile del club di calcio della Raymond. Wow, davvero? Allora lei deve essere una persona importante. Sai, tu mi ricordi qualcuno. Un vecchio amico. Senti, ti andrebbe di vedere la nuova sede? Direi. La cosa bella è che comunque sia abbiano lasciato la sede vecchia. Si trova oltre la scuola. Forza, andiamo. Perché in genere i giapponesi tendono molto a levare il vecchio e modernizzare più possibile. Invece quando si tratta di videogiochi sono molto più nostalgici. Se esci senza salvare perderete progressi, ok? Mi pare una cosa abbastanza logica. Trovo il club di calcio. Poi qua corriamo in automatico. Questo è l'edificio scolastico principale. È qui che si tengono tutte le lezioni del primo anno. Perciò ci trascorrerai molto tempo. Oh, guarda chi c'è. È l'allenatore Travis. Ultimamente lo vedo spesso salire lassù. Chissà perché. Dobbiamo scoprire. Il quinto settore regolamenta il calcio, allenatore Travis. E il genere tartaruga è arrivato. Così parrebbe. Se fossi in lei starei attento. Dopotutto qui è in ballo la sua posizione. Ok. Apra gli occhi. Se non riesce a comprendere la natura del calcio moderno, prevedo per lei un futuro tutt'altro che radioso. Questa è l'era del calcio regolamentato. Ma questo è tornato così dall'oblio. Funziona così in tutte le scuole. Gli alunni particolarmente dotati nel gioco del calcio ricevono un allenamento standardizzato. Avrà anche portato alla vittoria l'Inazuma Japan anni or sono, ma temo che il suo modo di fare sia fuori moda ormai. E io temo che il mio modo di fare non cambia a seconda dei tempi. Però la voce cambia. Molto bene. Se è così che la mette, non vedo l'ora di ricevere le sue dimissioni. Se non c'è altro, devo occuparmi dell'allenamento della squadra. Arrivederci. Perché il club di calcio è così importante per lei, Travis? Proprio non capisco. Aspetti e vedrà. Come se lui sapesse che sta per arrivare la rivoluzione. Ma non sei nulla tu, non sei onnipotente. No, onnisciente. Il termine esatto è onnisciente, scusate. Verrà sbloccato più avanti? Non lo so. Tipo, in Azuma Eleven 3, se vai nella palestra della scuola prima di finire il gioco non ci trovi nulla. Se ci vai dopo il gioco ci trovi una tecnica, una tattica speciale e anche dei punti passione. Ui. A giudicare il tuo sguardo spaesato devi essere nuovo da Raymond, vero? Beh, dai, ti abituerai in fretta. Ok, se lo dici tu. Eccoci qui, vero? Wow, questa è la nuova sede del club. Non esattamente. Questo è il centro sportivo e le varie sale del club sono al suo interno. Allora, è questo il club di calcio della Raymond. È ancora più incredibile di quanto pensassi. Seguimi, facciamoci un giro. Hanno praticamente spostato, o meglio, eliminato alcune attività sportive per far spazio a un club di calcio enorme. Bravi. Scelta saggia. Wow, questo posto è enorme! Questo è l'atrio, da cui puoi accedere a tutte le stanze all'interno della sede. Cosa c'è dietro questa porta? Questa è la stanza della squadra riserve. Sono i ragazzi delle giovanili della Raymond. I giovanili della Raymond? Ma prima media cos'è? Le elementari? Perché loro stanno nelle medie, lì ci sono le elementari. Questa invece è la stanza della prima squadra, più che fanno parte i migliori giocatori della scuola. Non è facile essere promossi dalle riserve alla prima squadra. Dovrai allenarti duramente se vuoi farcela, Arion. Oh, certo, lo farò! Ne ha convinto lui.
Io sono convinto pure, quindi... Ok, e da qui invece? Signorina Hills, presto! È urgente. Le serve stavano facendo una partitella sul campo di allenamento quando... Oh, venga subito, la prego. Sembra una faccenda seria. Arion, qualcosa mi dice che è meglio che tu venga con me. Puoi lasciarmi solo, sono appena arrivato. Cosa succede al campo di allenamento? Andiamo a scoprirlo. Andiamo a vedere che sta succedendo di così preoccupante. Che cosa? Eccolo, è lui allora. Il nemico. Siete spacciati. Il vostro club è finito. È stato fin troppo facile. Travis tranquillo. Mi dispiace correggerti, ma questa è solo la seconda squadra e non ammetto risse sul mio campo. Risse? Non ricordo di aver fatto a pugni. In effetti ha ragione. Dice la verità, mister. Ci ha mandati tutti al tappeto con i suoi tiri. Ma perché l'ha fatto? Non ha alcun senso. Il calcio non ha alcun valore. A partire da oggi il club è da considerarsi sciolto. Vacci piano. Sciolto? Ma come? È una follia. È sì che è una follia. Ascolta la conversazione. Ok. Ma perché vuoi distruggere il nostro club? Che cosa ti abbiamo fatto? Patetici. Farete meglio a dimenticarvi del vostro stupido calcio. Tutti voi! Ehi! Aspetta! Il calcio non è stupido. Come fai a dirlo? Noi abbiamo bisogno del calcio. E tu chi sei, Nanerottolo? La cosa che non sopporto di Inazuma Eleven è che... quando c'è qualcuno che vuole distruggere il calcio, è sempre uno dei migliori calciatori del gioco. Ma perché fate uno che è forte e dice io voglio dominare il calcio? Allora dice oh, c'hanno ragione, è forte perché vuole dominarlo. Sono Arion Sherwind e sono qui per unirmi al club di calcio. Non ti permetterò di distruggerlo. Beh, così Arion. Non me lo permetterai. Non sopporto gli stolti che non capiscono il calcio. Mi danno sui nervi. Non capiscono il calcio. Ma io capisco il calcio. So bene di che cosa parlo. Se è davvero così, vediamo come te la cavi sul campo. Se riesci a togliermi la palla, vinci. Altrimenti sarà la fine per il tuo prezioso club. Oh. Cosa? Aspetta, non puoi! Sono d'accordo. Che la sfida abbia inizio. Ai ai ai. Direttore Goldwyn, come può dare il suo assenso? È giunto il momento di fare le cose in modo diverso qui alla Raymond. L'ho deciso io in qualità di direttore. Non discuta, signorina Hills. Almeno il direttore sa quello che fa. Ma, direttore, non è nemmeno un membro del club di calcio. Permetterà davvero all'ultimo arrivato di affrontare... Il nostro visitatore è stato di sicuro inviato dal quinto settore. Ma secondo me loro sanno benissimo. In tal caso è stato investito dell'autorità del grande imperatore in persona. Non dobbiamo contraddirlo. Poi dovrebbero spiegare una cosa breve, ma se non lo fanno la spiego io, perché sennò tante cose non vengono chiarite. Vuoi scherzare? Sei a malapena un principiante. Che cosa ti fa pensare di poterlo battere? Cosa mi fa pensare di poterlo battere? Ma non lo sai che se credi in te stesso puoi realizzare qualsiasi cosa? Mi alleno tutti i giorni a triplare. E non solo. Devo mettercela tutta e dare il meglio. Oh no! Siamo nei guai. Ma non potrò fare peggio di voi che siete stati sconfitti da dei semplici tiri. Andrà tutto bene. Gli porterò via la palla. In qualche modo. Eccomi. Sono pronto.
sfida il ragazzo misterioso. Ok, ciao. Mi chiamo Victor, Victor Blade. Giochiamo a calcio. Sacca Iarose. Se ha intenzione di rimanere fermo in mezzo al campo, sono sicuro che riuscirà a togliergli la palla. Si parte! Vai con i comandi. Ok, li conosco tutti. Sono bravo. Iniziamo allora. Scivolata! Oh no! Ah! Se ci tieni così tanto alla palla, su, dai, vieni a prenderla! Ah, ma che razza di... Ah, dilettante! Cerchi di nascondere le tue debolezze con le chiacchiere. Proprio il tipo di giocatore che non sopporto. Arion! Non mi dà per vinto! Andiamo col blocco allora! Niente, mi ha sfondato! Ce la posso ancora fare! Interessante! Hai notato come cambia posizione per ridurre l'impatto della palla? Penso che ce la potrebbe anche fare! Ah! Ne sei proprio sicuro? Ah, forse no. Sto iniziando ad annoiarmi. Che cosa ne dici di una bella ritirata, Sherwind? Oh, ecco di nuovo! Aveva lo stesso sguardo prima di metterci tutti a tappeto con la sua tecnica speciale! Oh, stoccata micidiale! Ma ehi! Arion, spostati! Mi dispiace, signorina Hills, ma devo continuare. Sono venuto qui per giocare a calcio ed è proprio quello che farò! L'ho deciso il giorno in cui il calcio mi ha salvato la vita! Aspetta, ti tiro fuori da lì! Era proprio lui. Ah, giocherò a calcio! Quando decido una cosa, nessuno mi fa cambiare idea! Ma che diamine? Ma come? Ha bloccato la palla! Ci sei riuscito, Arion! Hai preso la palla! Hai vinto! Silenzio, silenzio! Sarebbe dovuto succedere. Invece è successo. E ora? Però ragazzi, voi non avete idea di... Basta! Di una cosa. Come osi comportarti così sul nostro campo? Sono sicuro che abbiate visto l'anime di Inazuma Eleven Go, almeno la prima stagione. Ovvero quella in cui... quella del cammino imperiale, praticamente. Sinceramente, la scena nell'anime di Axel che sfonda le assi di legno con la pallonata è resa malissimo. Io certe volte mi domando, ma se la Level 5 ha fatto una scena in una certa maniera, volete replicarla in modo uguale? È tanto bella, era... l'anime l'ha sminchiata completamente. Ehi però... Hai deciso di venire alla fine! Ah, lui deve essere il capitano allora. Sì, è proprio lui! Io sono il capitano della prima squadra della Raymond, Riccardo Di Rico. E questi
sono i miei compagni! La leggendaria Raymond! Allenatore Travis, chi è questo ragazzo? Pare che sia stato mandato qui dal quinto settore. Come? Quanta perspicacia! Bene, possiamo saltare le presentazioni allora. Quinto cosa? Per decreto del quinto settore, la formazione della Raymond subirà qualche cambiamento. In altre parole, vi levate tutti dai piedi. Silenzio! Si può sapere chi ti credi di essere? Guarda che hai solo battuto le riserve! Non fare lo sbruffone! Ascoltami bene, non è un suggerimento. È un ordine! Questo non dovevi farlo. Farabutto! Se volete che la vostra squadra continui a esistere, dovrete sconfiggere la mia. Viene direttamente dal quinto settore. Allora, capitano, io dico che dobbiamo cominciare. Saresti così gentile da farci strada al centro sportivo? Oh. Ehi, aspettate, voglio venire anch'io! Seguili? Ai ai ai, ragazzi. La Raymond deve affrontare la squadra di Victor. Si mette male. Temo che voglia distruggere il club. Devo andare subito al centro sportivo, ma nel prossimo episodio, Cuj! Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questa prima parte di Inazuma Eleven Go. Non è successo molto, ma almeno abbiamo visto il protagonista, ovvero Arion Sherwind, il capitano almeno della squadra di calcio, della prima squadra di calcio della Raymond, il club tutto nuovo, e un nuovo, misterioso avversario che dovremo sicuramente sconfiggere. Quindi, io vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre domani con un nuovo video, bye bye!